E per ragazzi, io sono CD di 17 e oggi ragazzo do il bentornati su un video sul mio canale YouTube, su un quiz che è di YouTube, fatto da Il Lato Positivo, e niente, sarebbe indovina il logo, quindi scopri se sai riconoscere questo logo, ok. Inizia, ragazze. Facciamo un quiz. Vediamo se riesci a riconoscere il logo di queste aziende. Ecco il primo. Cominciamo. Quale tra questi è il vero logo di Netflix? Qua per dire giusto, giusto, quello giusto, dico destra, sinistra, destra. Eccolo qui. Sì, lo so, questo era facile. Lo guardiamo tutti. Complichiamo un po' le cose, allora. Qual è il logo di PayPal? Qua sempre mi confondo sempre. Però qua direi sinistra. Poi anche voi, se volete fare questo gioco mentre... Questo qui. No, sbagliato. Vabbè. Poi se voi volete fare il Probabilmente lo usi gioco... tutti i giorni per ascoltare musica, ma ricordi quante linee ha il logo di Spotify? Se volete fare anche voi il gioco insieme a me, mettete pausa il video per poi vederlo. Comunque destra. Qui, se... Eccolo qui, Volete andremo in indovinare, Dea. perché potrebbe piacervi questo video qua. E qui invece, qual è il logo corretto? È da un po' che non guardo Cartoon Network, o guardo quando andavo alle elementari. Sinistra. Giusto. Esatto, proprio questo. Questa catena internazionale di caffetterie la conosci? Qual è il logo? Destra. È A questo, hai sinistra. indovinato? Adesso, qual è secondo te il logo corretto di Domino's Pizza? Destra. Usi anche tu il circuito Mastercard per i pagamenti? Allora conoscerai il logo. Ma è rosso e giallo oppure giallo e rosso? Se non sbaglio è a destra, è giusto quello a destra. Esatto, è questo. Prima il rosso, poi il giallo. Questo è un brand di lusso, ma Ah, sicuramente lo avrai Rolex, visto in che giro. ora c'è anche sul Qual è circuito il della logo Formula 1, giusto? perché quella è la Formula 1. Quindi non mi sbaglierei su questo, che è il coco destra. Questo qui. Usi il Mac oppure sei un utente Microsoft? Quale logo è quello giusto? Sinistra. Questo è più difficile di quanto sembri. Il logo giusto è questo. Ecco la bibita gassata più diffusa al mondo. Ma il logo giusto tra questi due, qual è? Ci hai mai fatto caso? Se non erro è quello a destra. A sinistra. Facile, dici? Beh, se hai indovinato, sì. Se c'è la Coca-Cola, non può mancare la Pepsi. Qual è il logo giusto? Destra. Eccolo qui. Sinistra. Ah. Guarda attentamente queste immagini e Vabbè, indovina è qual è il Walt castello Disney, Disney penso che corretto. quasi tutti sappiano qual è quello giusto. Destra. Esatto, è proprio questo. Chissà in quanti film lo avrai visto, eh? Infatti. Subway è una delle più grandi catene di fast food. La prima, ovviamente, è McDonald's. Qual è il suo logo? Ah, non lo so, però secondo me sinistra per l'estetica. Giusto, No, proprio questo. destra. LG, il logo Vabbè, ha il puntino qua chi verde. ha TV dell'LG, la radio, chiunque ha la LG sa qual è, sinistra. Certo che ce l'ha, indovinato? Riconosci il logo della Sprite? Dovrebbe essere a destra. Quindi con il puntino sulla I, giusto? Ti piacciono i videogiochi? In Vabbè, questo qua caso è Nintendo molto Switch. facile. Divertiti, buttati.
il Joy-Con del controller sinistro, dov'è che al centro è in alto, quindi direi che quello a destra. No, sinistra? No, che Il errore, pannello con l'icona di sono Discord. stupido. Discord, sì. Dovrebbe essere senza antenna, perché non utilizzo comunque, quindi sinistra, se non sbaglio, perché Eccolo qui, senza giusto. l'antenna. Non utilizzo, però Verrà dovrebbe essere quello lì. finito. Se sei un fan di Harry Potter, saprai sicuramente come sono sistemate le case sullo stemma di Hogwarts, vero? È sinistra, perché c'è sempre verde, Grifondorta, rosso e corvo nero, e non è sempre verde, sempre verde. Cioè, Ecco la risposta quello destra giusta, è sempre la sapevi? verde, sempre verde, quindi è sinistra. PS, Torniamo al mondo dei gamer. Tranquillo, questo sono qui, della quello PlayStation. giusto è a destra, perché la P è rossa, è il logo della PlayStation 2 che io ce l'ho avuta. Infatti la rosso e poi c'è l'S, non è viola, la Usi la P, Play e hai della indovinato lo PS. stesso? Allora complimenti. Quindi PS2. Il browser più usato nel mondo per navigare su internet è Google Chrome. Opera non è nemmeno nei primi tre. Ma forse il logo lo conosci? Non vorrei sbagliare, però destra, giusto? Eccolo qui. Riconosci il logo dell'Antella, vero? Chi non conosce? Solo che è allergico, intollerante, non la mangia. Comunque destra, la N è nera, non è tutto rosso. Ma certo, è questo. E invece il logo della Shell lo conosci? Shell, che c'è sulla Ferrari. O c'è sulla Ferrari, con quella destra. Questo forse era difficile, vero? Questo logo è per chi ha già qualche annetto in più. Come dimenticare quel suono tipo oh oh? Ti ricordi questa chat e il suo logo? Un po' che si ricorda, dovrebbe essere sinistra. Giusto? Eccolo, il logo Perché io non lo originale di so. ICQ. Però per l'estetica è Cerca ogni sinistra. giorno nelle nostre ricerche, ma se ti chiedo quale sia il logo di Wikipedia, lo sai riconoscere? Dovrebbe essere quello a sinistra. Giusto. Se hai indovinato, ti faccio Perché i miei io guardo il logo, complimenti. però non è che mi ricordo, cioè tutto bene. Adesso dimmi, qual è il logo dei giochi olimpici? Beh, qua aguzza bene la vista, non è a sinistra perché sono due gialli in basso, quindi a destra perché c'è il verde. Il logo corretto di Skype, te lo ricordi? Skype è destra perché la S sì, è sempre curva, però quella a sinistra è più grossetto, invece se non sbaglio quella S di Skype è Proprio più questo, fine. inconfondibile. Quali sono i colori giusti Ah, del logo bella. di Visa? Qua Visa, che non è Visa, che è Sharper B, però dovrebbe essere destra o sinistra. Esatto, Destra, sopra il ok. Che logo e adesso non c'è più sotto il Visa come logo. cartellone, che adesso c'è Visa Cash App Microsoft RB. Edge è Beh, considerato il miglior Microsoft browser Edge. per Io utenti spero Linux, che ma molti Edge solo. utilizzano ancora Chrome, non Microsoft Edge, però è a sinistra, perché non esiste quello a sinistra. Un'altra domanda A per un destra. gamer, ma puoi provare anche se non giochi a Dota 2? Qual è il logo giusto? Secondo me, per l'estetica, vedete che non lo conosco, è a sinistra. Giusto. Eccolo, è questo. Negli anni 2000 questa gattina era ovunque. Qual è il logo corretto di Hello Kitty? Il fiocco era al centro o su uno dei due racchi? È quello a destra, quello giusto. Perché io non lo Questo. guardavo, E però ho con i Pokémon come te la cavi? visto la foto di Hello Kitty. Pokémon è rosso o in giallo? È in giallo, quindi quello a sinistra. Se hai scelto questo, hai scelto bene. Che mi dici di questo logo? Sono verso la fine comunque. Nestlé, o Nestlé, vabbè. Destra? Giusto. Hai indovinato? L'ultimo è il più È difficile, ma per provaci comunque. Usa il tuo istinto. Qual è il logo giusto? l'ultimo. Secondo me è quello a sinistra. Colori più belli Se e lo hai più indovinato, normali. sei imbattibile. Quindi ragazzi, io questo quiz lo finisco pure qua. Lascio come sempre i commenti attivi se magari
volete che io faccia qualche quiz più facile, più difficile, normale, su qualche argomento, Formula 1, dei giochi, altri loghi, altri marchi di auto sportive, di oggetti. Voi siete attivi e mi scrivete nei commenti, oppure mi scrivete su Instagram, che tra poco vi dico come mi chiamo, oppure canale WhatsApp, che vi dico dove si può trovare. Quindi ragazzi, come sempre, io spero che vi sia piaciuto. Se vi piace, ragazzi, mi raccomando, bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Seguitemi su Instagram, @cd17, tra basso yofficial, e iscrivetevi anche al mio canale WhatsApp, link presente nella community di YouTube. Qualche commento più, non è proprio recentissimo, è qualche commento un po' vecchiotto comunque. Potete pure iscrivervi. Quindi ragazzi, mocene è la vostra CD17, tutto bene ragazzoli, ciao!